Entra a Langiana, a sone de tamurre de campane, ludona la Madonna. Versi di una vecchia poesia che ben sottolineano l'importanza e l'imponenza della sfilata dei donativi in onore di Maria Santissima del Ponte, che si svolge l'8 settembre a Langiana. La manifestazione è tornata dopo 2 anni di sospensione per il Covid ed è stato un grande l'impegno dei contradaioli ad allestire i carri ed a partecipare in tanti. Una trentina i carri con la riproduzione di scene di vita contadina. Il festoso corteo è partito da Viale delle Rose ed attraversando Corso Trento e Trieste è arrivato in Piazza Plebiscito, dinanzi alla cattedrale dove in serata si è svolta la vendita dei donativi. Dinanzi a 2 ali di folla è passato il lungo corteo con la riproduzione di momenti del lavoro nei campi e della condivisione allegra del buon raccolto. Le tipiche conche di rame, un tempo utilizzate per trasportare l'acqua dalle fontane a casa, oggi piene di fiori, ma in passato cariche di grano in offerta alla Madonna. L'Uddubot a rallegrare la festa. La manifestazione è un modo per ringraziare la Vergine per ciò che la terra ha dato e per auspicare periodi migliori. In molti carri presente la statua della Madonna, verso la quale è grande la devozione del popolo frentano. Da notare la presenza dei bambini. Questo fa ben sperare nella continuità negli anni futuri di una delle più caratteristiche e sentite manifestazioni che caratterizzano il settembre lancianese.